Siamo alla stazione della metropolitana, anzi no, del treno regionale Roma Viterbo, dove stiamo stazionando per non aver trovato nessun altro luogo migliore per poter fare questa ripresa. Da queste parti qui ci sia niente, un luogo, un ritrovo per cittadini, assolutamente nulla. Avrebbe potuto andare al centro anziani. Ecco, giusto, al centro anziani. Ci passiamo un attimo. Sì. Però. No, vabbè, oggi. Un attimo perché c'è una cosa che dobbiamo fare. Vabbè, no, lì in questo momento lo facciamo un altro giorno, devo fare altre cose io. Vabbè. Allora, l'abbiamo detto perché ricordiamoci che io avrei potuto far parte del centro anziani già da una ventina d'anni e mi ero anche segnato a questo centro anziani. Poi quando vedevo funziona, sì, stanno tutto il giorno a ballare lì. Allora, beh, francamente io preferirei ballare a ballando sotto le stelle, cari amici. Comunque abbiamo una cosa più interessante da far vedere. Qualsiasi cittadino italiano ha il diritto di farsi ricevere copia, sì, di questo importantissimo documento. Basta che vada. Aspetta un attimo, qua devo fare uno zoom. Ok. Allora, basta che vada alla biblioteca della Camera o alla biblioteca del Senato e ne danno una. Allora, qual è la cosa importante qui? Poi intanto già l'ho zoomato, però. Sì, no, ti faccio vedere semplicemente. Questo è il segretario. Questo niente proprio di meno che De Gasperi. È De Gasperi, sì. Questo è il famoso De Nicola. De Nicola. Oh, faccio anche quello questo. No, assolutamente. Comunque non c'entra niente. No, pensavo. Ho l'impressione che sia una carica, un'alta carica di segreteria di Stato, roba di questo genere, come segretario, primo segretario della Repubblica o del Senato, non si capisce bene. Vabbè. Poi si può anche vedere, la faccia è nota, per uno vecchio come me, abituato a vedere le fotografie di questi esponenti politici degli anni 40-50, dovrebbe essere di quel tipo. Ma io mi vorrei soffermare semplicemente su una cosa e questa considerazione la vorrei fare a certi nostri amici che continuano a pretendere di farci credere che non ci siano degli accordi sotterranei o meno tra massoneria e Chiesa Cattolica. Allora, vedete un po' dove la Costituzione è stata firmata. Uno pensa, no, uno penserebbe al Quirinale. O al Senato, al limite. Alla Presidenza del Senato, negli uffici della Presidenza del Senato. Certo. Perché? Perché il Presidente del Senato è il primo candidato a prendere il posto del Presidente qualora decade. Quando c'è un impedimento. Come è successo a Segni. Esattamente. Ti ricordi? Mi ricordo, sì. Dopo un l'attacco a Segni. Dopo una provvidenziale rendiconto fra Aldo Moro e il signor Segni, che noi sappiamo, grazie al nostro amico Napolibera, far parte di quella categoria di persone tra di cui dei silienti Menconi, Berlinguer e quant'altro, Cossiga e quant'altro. Allora uno si potrebbe dire, ma come, tutti sardegnoli? Evidentemente tutti cugini tra di loro, non solo sardegnoli, allora, ma tutti cugini fra di loro, pure incestuosamente imparentati. Esattamente. Allora, l'unica cosa che mi dispiace nella mia vita è che in un incontro dibattito che ho avuto con uno dei fratelli Berlinguer, Giovanni? Esatto, mi sono dimenticato appunto di far notare come queste loro famiglie siano tutte famiglie. Ah, io ho l'albero genealogico dal 1670 in poi. Ecco, ma allora questi. Lo voglio, sì, è interessantissimo. Allora, queste famiglie derivano. Fra di loro si chiamano ancora donna. Certo. Ci sono delle ultime nate che si chiamano donna. Sono famiglie del regno di Sardegna. Cari signori, regno di Sardegna. Il regno, qual è il regno di Sardegna? Loro si chiamano Nobiluomo. Il regno di Sardegna è il regno dei Savoia. Oh. Quindi vedete bene, cari signori, che certe cose le raccontano a voi, a noi non ce le raccontano. Allora, ripeto,
Palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947, in alternativa, l'avevamo detto prima, agli uffici del Quirinale, potevano anche firmare a Palazzo Chigi, no? Certo, certo, certo. Ma anche a Palazzo Valentini. A Palazzo Valentini. Tanto. No, hanno firmato nella sede della Grande Oriente d'Italia. Incredibile! Ecco. Allora, Grande Oriente d'Italia, spieghiamoci agli amici che forse qualcuno non lo sa. Che, diciamo che vabbè, cosa detto è? Il GOI. Grande Oriente d'Italia è la massoneria più importante che abbiamo in Italia. Ci sono altre massonerie, anzi colgo l'occasione. Sono 12 in Italia. Per raccontare un aneddoto. Il mio zio giornalista di guerra, di guerra oltretutto, finita la guerra, si è trovato disoccupato perché le guerre non c'erano più. No, non solo, vabbè, ma questo poi ha continuato a farlo, poi le guerre ci sono state. No, però c'è stato un periodo che se ne erano ammazzati abbastanza, sì, e di guerre non c'erano. Sì, si erano calmati. Sì, 4-5 anni. Sì, esattamente. Ma lui poi passò al Giornale d'Italia e di lì poi al Corriere della Sera. Però lui era giornalista, inviato speciale della Gazzetta del Popolo. La Gazzetta del Popolo aveva chiuso con la fine della guerra. Allora, quando lui tornò in Italia, che era rimasto bloccato in Spagna, pensò bene per trovare lavoro di iscriversi a una massoneria assieme ad altri amici giornalisti. E come lui potrebbe fare bene. Come lui mi raccontava, perché io poi il mio bello è che io mi ricordo sempre di tutto. Quello è il grande vantaggio. Io mi ricordo che lui mi diceva che quando lui e gli altri suoi amici si accorsero che questa massoneria ubbidiva direttamente a disposizioni che partivano dal Vaticano, si sono dimessi. E questo per dire che c'è un grande contrasto tra massoneria e Vaticano, no? D'altronde lo dimostra la Costituzione. Poiché la Costituzione è stata votata sicuramente da comunisti, ma molto da democristiani e moltissimo da massoni, mi volete dire per quale ragione questi tre potentati hanno scelto poi alla fine di andarla a firmare a Palazzo Giustiniani? Perché comandava all'epoca un gran massone che era appunto, e questo lo vogliamo dire, Truman. Allora, diamo un'altra informazione ai nostri amici. Gran massone mondiale, Esattamente. Diciamo, Allora, la festa della liberazione. Allora, la festa della liberazione, 25 aprile 1945. No, ricordiamo che ci hanno liberato con i bombardamenti di Foggia, 30.000 morti, sì. I bombardamenti di Frascati con altri 10.000 morti. Mi pare 12.000. Sì, attorno agli 8.000, sì. Iserni attorno ai 5.000, ci hanno liberato molto bene, delle nostre incombenze. Allora, io parlavo di un'altra cosa, 25 aprile in Italia, 1945, in Italia del Nord erano successi civili, bambini, donne, certo. Perché gli uomini erano tutti in guerra. Oltretutto, forse non si sono pure salvati dai bombardamenti, sì, come i tedeschi, esatto. Che c'era un'eccedenza poi di ex prigionieri di guerra, quelli che ci sono salvati dai massacri, certo. Che hanno fatto fare 4 milioni soltanto nei campi, certo. Di concentramento. L'incendio quella città tedesca, Dresda. L'incendio di Dresda, sono morti nel bombardamento e il successivo, sì. Incendio delle case che erano, esatto. State erano ancora tutti in legno, esatto. Sono morte 200.000 persone, così, sì. Tanto per gradire, tanto per i cari liberatori, esattamente. Allora, concludo, e questa è l'ultima cosa, il giorno della liberazione, che chiamano della liberazione, in realtà è il giorno della elezione di Truman al Presidente della Repubblica Americana. Quindi noi festeggiamo il 25 aprile, non un'ipotetica liberazione, che tra l'altro il 25 aprile non c'è successo un cazzo. Niente. Ecco, perché la resa dei tedeschi, la resa delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana del 2 maggio del 45, con conseguenti massacri, di civili, o meno civili, di fascisti. Parliamo un attimo di Codevigo. Ma adesso c'è un film in corso che riguarda appunto il massacro di Codevigo, dal quale io, come ho raccontato, ti sei voluto esternare perché è troppo coinvolto, personalmente coinvolto. Coinvolto semplicemente perché avrei dovuto esserci anch'io, quindi chiudiamo così il discorso. Ricordatevi, festeggiate il 25 aprile semplicemente perché
perché il gran massone Truman è stato eletto presidente proprio in quel giorno degli Stati Uniti. Aspetta, andiamo un attimo, ritorniamo in Italia. Cosa volevi dire? Niente, allora, perché dentro al Palazzo Giustiniani? Sempre per lo stesso motivo. Certamente, perché la Repubblica Italiana e la Costituzione è nata da accordi molto stretti tra mafia, chiesa e massoneria. Fra cui poi dentro la massoneria c'era l'informazione, la cultura, l'industria, tutto quello che è coinvolto in quella... Ma i poteri che comandavano allora, e che comandano, come conseguenza di accordi molto chiari. Ma adesso abbiamo l'ipermassoneria, perché a capo della Chiesa Cattolica ci sono i gesuiti, che già sono gli iper... I veri massoni. Che sono gli ipercattolici cristiani integralisti. Sì. Con le loro mire espansionistiche mondialistiche, esatto, sempre presenti, integrate in quelle massone altrettanto espansionistiche mondialiste. Esattamente, se la battono tra di loro, infatti. Ma adesso sono uni e trini, esatto. Vaticano, gesuiti e massoneria. E mafia, mettici le guardie. La mafia rientra in uno di questi, sì, i preti mafiosi chiamiamo ci sono. Allora, se noi dobbiamo parlare della nuova trinità, parliamo allora di massomafia. Sì. Che è il termine più, e ci siamo, qualificato. E ci siamo. Cari amici, vi salutiamo. Ciao a tutti.